Onorevole vicepresidente di due vicepresidenti, il suo discorso è stato particolarmente complesso, ma ha evidenziato un conflitto costituzionale e di interessi straordinario. Lei non è stato incaricato dal Presidente della Repubblica, è stato incaricato dall'onorevole Di Maio. Questo è un governo Salvini che ha avuto come presidente, che ha dato l'incarico, il presidente Berlusconi, che ha incaricato Salvini di fare un governo. E Salvini lo ha fatto. Salvini può essere detto un Bersani riuscito. Non avete consentito a Bersani di fare quello che invece Salvini è riuscito a farvi, riducendo l'onorevole Di Maio al prossimo Alfano, a un futuro straordinario. D'altra parte, concluda. Ammiro il discorso di Molteni, così estremista, che credo che oltre alla giornata indimenticabile qui avremo una maggioranza inesistente, perché voglio vedere con quale coraggio i deputati di 5 Stelle voteranno il programma indicato da Molteni. Voteranno il programma contro qualunque matrimonio che non sia quello cristiano. Io lo capisco, però ci sono tante strade, tante vie. E allora qualcuno un giorno dirà che questo è un governo illegittimo. E proprio perché dove c'è disordine e ignoranza io prospero, darò la fiducia a questo governo. Una fiducia piena per vedere il vostro declino. Deputato, deve concludere, se no le levo la parola. Voglio ricordare che da un dibattito democratico potevano nascere per Forza Italia suggestioni per votare Salvini alleato con loro oggi in tutte le amministrazioni comunali d'Italia in cui si vota. Lega e Forza Italia sono insieme in Italia e sono contro il Parlamento. Qualcosa non funziona. Ricorderò allora che Jung diceva il limite della Trinità è di non inglobare il diavolo facendo la quaternità. Inglobiamo 5 Stelle e facciamoli morire.